Buonasera a tutti ragazzi, oggi ho scelto la location che uso di solito d'estate perché, visto che tutti ci dicono di stare chiusi in casa, questo è un canale che parla di mobilità elettrica ma vuole parlarla con il sorriso, cercando di tirare su il morale, cercando anche di informare per quelle che sono le tecnologie nuove sulla mobilità elettrica. Ho scelto di venire qua in esterna, dando un po' un segnale di respiro, sperando di venirvi incontro con la vostra voglia di informarvi, ma anche con la voglia di leggerezza e spensieratezza. In questo video parliamo di una vettura che mi ha profondamente colpito in positivo, forse perché le mie aspettative non erano altissime, forse perché FCA ha fatto veramente un bel lavoro. Però in questo video, come dicevamo, parleremo della Fiat 500 elettrica. Molti siti, molti gruppi importanti la chiamano un po' uno spin-off, un tentativo di far fuoriuscire la 500 dal gruppo Fiat per farne un marchio a sé stante. Non lo so se sarà così, sicuramente il logo della Fiat è sparito, però altrettanto sicuramente sul sito ufficiale di Fiat viene chiamata Fiat 500 elettrica, che per me resta Fiat 500 elettrica. Andiamo a scoprirla insieme. La Fiat 500 è nata nel lontano 1957 e nel 2007 ha avuto uno splendido restyling che l'ha fatta diventare un po' la regina delle nostre città, e non solo, perché nel mio viaggio in Canada ne ho viste veramente tante, nonostante che le vetture nel mondo americano siano molto grandi, molto molto grandi, ma di Fiat 500 ne ho viste tante, quindi mi ha dato veramente soddisfazione. Come dicevamo, nel 2007 ha avuto un bellissimo restyling e nel 2020 ha avuto un restyling ancora migliore, perché si parla di una vettura modificata per quello che è l'estetica, modificata per quello che è l'interno, tutto quello che è il mondo dell'infotainment, che poi andremo a vedere. E poi cambia profondamente per quello che è il powertrain, per quello che è il motore, il modo di muoversi, ed entra ufficialmente nel mondo del 100% elettrico. E quindi anche per questo è una cosa veramente grandiosa. Come vedete anche nelle immagini che ho messo, che sono in negativo, tirate fuori direttamente dal sito ufficiale di Fiat, queste sono le dimensioni che cambiano con l'evoluzione della specie. La vecchia 500, che è piccola, la 500 del 2007, che comincia già a crescere e, come vedete, anche continua a crescere nella versione del 2020. E ora guarderemo anche quelle che sono un po' le specifiche. Innanzitutto cominciamo col dire che la vettura viene venduta con la wallbox in regalo. Una wallbox smart, possiamo definirla, perché non prevede un'installazione da parte di un elettricista e può arrivare fino a un'erogazione massima di 7,4 kW. E come dicevamo, questa è omaggio con l'acquisto della 500 elettrica. Le misure anch'esse cambiano, come vedete è un po' più cicciotta, comincia a crescere un po' nelle dimensioni, rimanendo però sempre nel segmento A. E quindi parliamo di 3430 mm di lunghezza, 1690 mm di larghezza, 1510 mm di altezza, e quindi parliamo di 6 cm più per quanto riguarda la lunghezza, 6 cm in più per quanto riguarda la larghezza e 3 cm in più per quanto riguarda l'altezza. Ricordo comunque che stiamo parlando di una vettura a 4 posti e quindi, anche se è un po' cresciuta nelle dimensioni, rimane prettamente cittadina e sicuramente 4 posti. Come vedete, anche come avete visto dalle immagini, gli sportelli sono rimasti medesimi. Si parlava della possibilità di avere una 5 porte con due piccole porte con un'apertura al libro, però in questa versione quantomeno non c'è stata. Poi andremo a vedere nel proseguo, si parla quando uscirà la versione a benzina nata su questa piattaforma, possa uscire con queste portiere aggiuntive, non lo so, però nella versione elettrica non è disponibile. L'interno è molto migliorato, con uno schermo davanti al volante digitale di 7 pollici. L'infotainment conta uno schermo da 10,25 pollici, con Android Auto ed Apple CarPlay wireless. Anche questa è una bella novità, non disponibile su tantissime vetture. Ha i sedili in pelle, mentre il bagagliaio rimane invariato, 185 litri. Importantissimo anche quello che riguarda il motore, la trazione della vettura, che conta un motore di 88 kW e 120 cavalli, che
che è veramente interessante perché permette uno 0-100 in 9 secondi, ma ancora più importante è quello che è la ripartenza da semaforo, per capirsi, lo 0-50 che si ferma a 3,1 secondi, veramente veramente di livello. La velocità è autolimitata a 150 km/h, ma come vi ricordo spesso, come nelle autostrade nostrali la velocità massima è 130, io ritengo 150 sia un valore assoluto livello. E poi questo è un mezzo prettamente cittadino che non disdegna anche, diciamo, le uscite fuori porta, anche perché conta un'importantissima capacità di ricarica, un trifase da 11 kW che permette uno 0-100 in 4 ore e 30 minuti e una DC da 85 kW che permette un 10-80% in 31 minuti. E come dicono anche all'interno del sito della Fiat stessa, uno 50 km in 5 minuti. Questo permette a quelle persone che vivono o lavorano vicino alla città, che fanno i 30-40 km, che è un po' quella che è la media italiana, di ricaricare in un'infrastruttura, se disponibile naturalmente, con 5 minuti al giorno di poter ricaricare in velocità la propria vettura. E quindi davvero si sta trattando di una vettura che può veramente sopperire a qualsiasi vettura termica, può veramente prenderne il posto. E questa è una cosa veramente, veramente importante e di livello. Brava Fiat perché ha fatto un ottimo lavoro. Come avete visto anche dal titolo del video, questa è la parte 1. Successivamente farò una parte 2 dedicata a cosa? Alle tre vetture one-off, diciamo vetture speciali, premium, che sono uscite insieme alla 500 elettrica. E quindi si sta parlando di tre vetture particolari che sono state prodotte insieme a tre grandi brand italiani, tanto per continuare a, diciamo, a informare quella della popolazione del fatto che qui si sta parlando di una vettura italiana 100%, dovuto per la prodotta anche in Italia. Diciamo, questi tre gruppi che hanno copartecipato a quelle, un po', diciamo, le rifiniture della vettura sono Cartel, sono Bulgari e sono Armani. Quindi queste tre vetture saranno veramente interessanti, ne parleremo poi in un video apposito. E diciamo hanno una vita un po' a conto proprio, hanno una specifica per la sostenibilità veramente interessante, ma ne parleremo poi successivamente. Comunque anche su quello devo fare i miei assoluti complimenti. Sembra ottimo anche il valore della frenata rigenerativa. Questo ci permette di andare a vedere le tre modalità di guida, quindi Normal, Range e Sherpa. Ora entreremo anche nel dettaglio di Sherpa perché è veramente interessante. Normal è naturalmente la guida tradizionale. Range permette di massimizzare quello che è il consumo della vettura e quindi di avere la frenata rigenerativa veramente ai massimi livelli. E Fiat spiega che con la modalità Range la frenata di rigenerazione è veramente importante, tanto da guidare la vettura con un solo pedale. Staremo a vedere un po' quando avremo modo di guidare la vettura e quando la vedremo anche nelle spiegazioni dei grandi gruppi. Però Fiat stessa dichiara che si può guidare con un solo pedale, tanto è forte la frenata rigenerativa. Quindi questo è un ottimo livello. Sherpa che cos'è? È, diciamo, quella modalità che vi permette di raggiungere la colonnina in situazioni di disagio, di grande bisogno. E quindi permette di disattivare un pochino tutte quelle che sono le funzioni extra della vettura, quindi riscaldamento, raffreddamento, sedili riscaldati, e la vettura andrà a un massimo di 80 km/h, tanto da permettervi di raggiungere quella è la colonnina o casa, insomma quello dove dovete raggiungere. Quindi praticamente massimizza tutto quello che è, diciamo, la possibilità di massimizzare, e toglierà tutte quelle che sono le spese energetiche aggiuntive. Quindi veramente veramente di livello anche questo. Brava Fiat. Tornando sulla vettura specifica, questa si chiama La Prima e verrà venduta in 500 vetture in ogni nazione, quindi 500 vetture in Italia, 500 in Francia, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono voci che le vetture disponibili per l'Italia siano già state vendute tutte. Può essere, perché 500 dopo tutto non sono un numero enorme. Si sta parlando di una vettura full optional con tutti gli ADAS disponibili del momento, quindi naturalmente frenata automatica d'emergenza, mantenimento della corsia, cruise control adattivo, riconoscimento dei segnali stradali, riconoscimento dei pedoni, eccetera, eccetera, eccetera. Per essere ancora più preciso, per dare un maggior servizio, la vettura ti tiene sveglio nel caso di stanchezza, si accorge dei micro movimenti laterali e quindi ti avvertirà con un segnale acustico e invitandoti a fermare anche con un segnale sullo schermo.
La frenata d'emergenza funziona fino a 130 km orari. Prima avverte il conducente con un segnale acustico e luminoso. Successivamente, se il conducente non frena, la macchina provvede in autonomia a frenarsi. La telecamera ad alta risoluzione per i parcheggi posteriori con griglia dinamica e distanza degli ostacoli, anche questo molto interessante. Ha il segnale nell'angolo cieco, tra i 15 e i 140 km orari la vettura ti avverte con un segnale acustico e luminoso sullo specchietto. Ha 11 sensori di parcheggio, per ritornare anche a quello che era il discorso della telecamera, e quindi ti permette di parcheggiare in tranquillità perché i sensori riguardano tutta la vettura, tutto il giro della vettura. Il mantenimento della corsia: sopra i 60 km orari la vettura manterrà autonomamente il centro della corsia. Alla chiamata d'emergenza, in caso d'apertura degli airbag, la vettura chiama in autonomia il 112, dando anche quelle che sono le coordinate GPS. Dall'allarme può essere lanciato anche con un pulsante all'interno della vettura. Comodo anche naturalmente il discorso dell'applicazione, che ti permette di gestire da remoto la vettura, con apertura e chiusura delle portiere, climatizzare la vettura e gestire e controllare quella e la ricarica. Ottimo anche il discorso del My Navigation, che ti permette di condividere con la vettura il percorso trovato precedentemente sul cellulare e ti indica il tempo reale di percorso, il traffico, il meteo e le colonnine di ricarica presenti sul tragitto. Si sta parlando di una guida autonoma di secondo livello, quindi per una vettura, diciamo, prettamente cittadina è veramente tanta roba, però questo full optional, diciamo, che si farà pagare. La vettura si potrà comprare online, quindi andrete direttamente nel sito di FCA, poi casomai metterò qua tutto in descrizione se siete interessati per ordinare la vettura, sperando che ve ne siano altre, o magari, visto il grande afflusso magari di persone interessate, potrebbero pensare anche a magari aumentare un po' quella della produzione della prima. E quindi, diciamo, questa versione è full optional cabrio, me lo scordate di dire cabrio, e quindi c'ha tutto quello è l'ambarada suo. Si fa pagare, però va detto che se lo paragonate un po' alla concorrenza per quello riguarda il full optional, neanche tantissimo, perché anche la nostra percorsa, che poi ci sono stati tutti gli sconti e quant'altro, si raggiungeva 36.000 euro come prezzario con tutti gli optional che ho aggiunto. 40.000 euro è il prezzo della Honda e 32 quello è della Mini Cooper SE, che però devo guardare anche quelli che sono gli accessori da poter aggiungere, quindi 32 è, diciamo, nuda e cruda, poi magari si raggiunge 36-37, non lo so, non sono andato a vedere. E ricordo, ora dice la fa tanto lunga, sì no, ma che voglio, diciamo, darvi il quadro completo, che la 500 Abarth 70° anniversario parte da 34.900 euro. E ricordo ancora, e poi lo concludo e dirò il prezzo, che la 500 è una vettura che ha tantissimi appassionati, è una vettura questa per appassionati, quindi per me la venderà sicuramente. Successivamente poi uscirà anche l'entry level con un prezzo che si parla tra i 28 e i 29.000 euro. Questa è un po' più alta, 37.900 euro, che sono convinto le venderanno tutte. Qualcuno si è molto lamentato di questo prezzo, ma io ricordo che è una first edition e tutte le first edition costano di più, perché sono mezzi, diciamo, per appassionati, mezzi speciali, questi quasi numerati, visto che si parla di 500 vetture a nazione. E poi perché è una full optional, perché è cabrio, perché è 500, e 500 parte già da un prezzo un po' più alto, giusto appunto perché è per appassionati. E quindi non vi spaventate, casomai, se siete interessati alla vettura, aspettate, quella è un po' l'entry level che dovrebbe uscire successivamente, e si parla, come dicevamo, di un prezzo di 28-29.000 euro. Ricordo che tuttora ci sono gli incentivi statali, che però, ragazzi, stanno sparendo a velocità della luce, quindi se casomai qualcuno fosse interessato alla vettura, di farlo in tempi ragionevoli, perché una volta effettuato l'acquisto e firmato il contratto avete 6 mesi di prenotazione di quello è l'incentivo statale. Anche perché ora, con questo discorso di virus e soldi spesi in sanità, non so quanto ci siano le possibilità di un rifinanziamento qualora dovessero finire in anticipo. Non voglio fare terrorismo, diciamo, mediatico, però bisogna dire le cose come le stanno. Intanto, dopo tutto, avete visto con il canale che io tendo a dire quello, le cose come le stanno, o quantomeno quello mi passa per la testa e ho voglia di dirlo, come il video passato in cui abbiamo messo in correlazione anche questo virus, in cui
Poi il video in cui vi ho messo un pochino in allerta per quelli che sono gli incentivi statali e gli incentivi regionali in Lombardia, che ragazzi non me lo chiedete più, non ci sono, non esistono, sono finiti da metà dicembre. Lasciate perdere quei soloni che continuano a propinarvi sconti mega galattici per la Lombardia, non esistono, non ci sono, sono finiti in due mesi, sono finiti a metà dicembre. Qualora dovessero essere riattivati e non ci sono parole in merito, dovranno passare almeno altri 3-4 mesi sicuramente, perché la Lombardia ha altro per il capo. E se quelli passati, che erano gli incentivi di 2 anni, sono finiti in 2 mesi, si parla di 6-7 mesi di ritardo da quando sono conclusi quelli vecchi a quando magari verranno ipoteticamente riattivati quelli nuovi, quindi per me non ci sono assolutamente possibilità di acquisto di una vettura con questi incentivi. Poi ragazzi, se vi piace crederci o credere a tutti quelli che vi raccontano cristie, fate come credete, io naturalmente da persona, diciamo, in coscienza vi devo avvertire di questo, naturalmente. Interessante anche la scelta dei colori e il nome abbinato a cosa rappresentano. Ocean Green, Celestial Blue e Mineral Grey, che rappresentano l'oceano, il cielo e la terra. Un po' gli elementi che aiuta a difendere quella che è una vettura elettrica. Interessante anche il suono dell'ADAS. Quello è un po' il rumore che deve fare una vettura elettrica sotto 20 km orari. Curiosi? Sentite? Per me è una scelta molto azzeccata. Quindi ragazzi, questo è tutto, spero di aver fatto un buon lavoro, di avervi reso partecipe di questa vettura, è veramente interessante, a me personalmente mi ha colpito tantissimo. Forse perché partivo con poche aspettative, forse perché, non so, il risultato è veramente di livello. Quella è la batteria, l'autonomia, diciamo gli interni mi hanno veramente stupito, gli esterni sono diventati più grandi, il prezzo sì è importante, ma credevo veramente peggio. E comunque si parla di una first edition, per quello è il mezzo del popolo, dovremmo aspettare, diciamo, più in là. Ah, mi scordavo di dirvi che l'uscita è prevista in concessionaria alla vendita per ottobre del 2020, quindi non manca tantissimo, dai ragazzi. Io, considerate, ho comprato la Opel Corsa a dicembre, siamo a marzo, ancora non è arrivata. Il contratto c'era scritto aprile, ma il concessionario non ha idea di quando arriverà. Molti mi diano che la versione con il trifase da 11 kW sarà in ritardo, probabile, staremo a vedere. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo qua per parlare ancora della 500 elettrica nella seconda parte, guardando quelli che sono, diciamo, i mezzi speciali, e poi vi invito a guardare quello che è il canale e iscrivervi. Alla prossima, ciao!